La gamification è una metodologia didattica che applica elementi tipici dei giochi e delle dinamiche ludiche in contesti non ludici, come l'istruzione, con l'obiettivo di migliorare l'impegno, la motivazione e l'apprendimento degli studenti. Ecco una presentazione di questa metodologia. La gamification utilizza meccaniche di gioco, punti, badge, classifiche, livelli, sfide, ricompense, per incentivare comportamenti desiderati e migliorare l'esperienza educativa. L'obiettivo principale è rendere l'apprendimento più coinvolgente e divertente, aumentando la motivazione intrinseca degli studenti e favorendo una partecipazione attiva. Nella gamification osserviamo alcuni elementi chiavi per il suo buon esito. L'assegnazione di punti. In questo modo si riconoscono i successi e si incoraggia il progresso. L'utilizzo di badge, ricompense simboliche che rappresentano il raggiungimento di specifici obiettivi. La presenza di classifiche che creano una competizione amichevole tra studenti. La presenza di livelli che offrono una progressione chiara e sfide sempre più complesse. Assegnazioni di missioni, compiti specifici che gli studenti devono completare, spesso con narrazioni coinvolgenti. Feedback immediato. Gli studenti ricevono riscontri rapidi sui loro progressi, permettendo correzioni tempestive. Gli elementi di gioco rendono l'apprendimento più stimolante. Gli studenti sono più propensi a partecipare attivamente. Sviluppano competenze come il problem solving, la collaborazione e il pensiero critico. Le attività possono essere adattate ai diversi livelli di abilità e interessi degli studenti. La gamification fornisce feedback costante, aiutando gli studenti a migliorare continuamente. Identificare gli obiettivi educativi e i bisogni degli studenti. Design delle attività. Creare attività che incorporino meccaniche di gioco. Ad esempio, trasformare un quiz in una caccia al tesoro, con punti e premi. Sviluppo delle risorse. Utilizzare strumenti digitali, app, piattaforme online o materiali fisici, carte, tabelloni, per supportare le attività. Monitoraggio e feedback. Valutare continuamente l'efficacia delle attività e apportare modifiche in base ai feedback degli studenti. Kahoot. Una piattaforma di quiz interattivi che trasforma il ripasso e la verifica in un gioco competitivo e divertente. PanQuiz. Una piattaforma di quiz interattivi simile a Kahoot, completamente gratuita, e che, oltre a consentire lo sviluppo di test in forma di modulo, li trasforma anche in gioco competitivo e divertente. Duolingo. Un'app per l'apprendimento delle lingue che utilizza livelli, premi e sfide per mantenere alta la motivazione degli studenti. Wordwall. Una piattaforma per creare semplici giochi, molto utile nella scuola primaria. Genially. Una piattaforma che consente la creazione di giochi interattivi di diverso tipo, dalle simulazioni di giochi da tavolo alla creazione di escape room e tanto altro. Bilanciare gioco e apprendimento. È importante non perdere di vista gli obiettivi educativi senza focalizzarsi eccessivamente sugli elementi di gioco. Accesso alla tecnologia. Non tutti gli studenti potrebbero avere accesso alle risorse tecnologiche necessarie. Motivazione. C'è il rischio che gli studenti siano motivati solo dai premi, piuttosto che dall'apprendimento stesso. La gamification rappresenta un potente strumento per l'educazione moderna, capace di trasformare l'apprendimento in un'esperienza coinvolgente e motivante. Tuttavia, la sua implementazione richiede una pianificazione attenta per bilanciare correttamente elementi ludici e obiettivi didattici, garantendo così un impatto positivo e duraturo sugli studenti.